I peggiori sono sempre quasi ai primi posti. Questa è una constatazione semplice, questa è l'immagine che viene accoppiata a questo aforisma, in questo caso questa constatazione. E allora proviamo a darci delle risposte, perché i peggiori sono quasi sempre i primi posti. Innanzitutto bisognerebbe chiarirci su peggiori in che cosa, peggiori in che cosa dagli altri. Innanzitutto si potrebbe dire che sono peggiori nel senso morale. Peggiori perché non hanno una morale, oppure hanno una propria morale. Una propria morale che non considera gli altri, quindi non essendo una morale comune, essendo una propria morale, non considera gli altri. Non si rapporta con gli altri da un punto di vista dell'uguaglianza, dell'avere una uguale morale comune. Pertanto questi peggiori, non avendo una morale comune, non avendo la necessità di attenersi a questa morale comune, hanno le mani libere. E avendo le mani libere si capisce che è molto più facile giungere ai primi posti. È molto più facile corrompere, rubare, compiere atti meschini e tutta questa serie di constatazioni dal punto di vista morale che permettono la libertà d'azione senza regole. Forse è per questo che sono sempre ai primi posti.